Timida ma costante la ripresa del flusso turistico. Qui siamo all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. La paura ora è che possano allargarsi quelle maglie dei controlli aeroportuali. Noi l'abbiamo chiesto ai viaggiatori che hanno fatto scali nazionali e internazionali se trovano questi controlli adeguati o meno. Lei ha già effettuato il check-in, per dove è diretto? A Zurigo. Come sono stati i controlli, come avete trovato? Ma mica tanto controlli, insomma. Da dove venite? Da Olanda. Sì. Come avete trovato i controlli aeroportuali? Non c'era. Non ci sono stati controlli all'aeroporto? Per il virus, no. No. Vanno chiesto tamponi o green card? Sì, in Olanda sì. L'abbiamo fatto, ma non è controllato. Non è controllato. In Olanda sì, ma qui in Italia no? Tutti e due no. Tu sei italiano, da dove arrivi? Da Jackson, Mississippi, Stati Uniti. Come hai trovato i controlli in America e a tornare in Italia? Allora, arrivato in Italia nessun controllo. Il controllo è stato all'aeroporto di Atlanta. Hanno voluto il PCR, c'era comunque tutta una stazione predisposta per eventualmente rifare un tampone rapido sul posto, però arrivato qua no, nessun controllo. Io ho girato anche la settimana scorsa un po' in Europa, però no, i controlli sono gli stessi, sempre abbastanza severi, non è cambiato nulla. C'è un po' di timore per quelli che sono l'allargamento delle maglie circa i controlli, com'è possibile questo? No, noi siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista, seguiamo pedissequamente le indicazioni del Ministero della Sanità, così come a livello europeo tutti gli aeroporti europei seguono le indicazioni dei vari ministeri. Sostanzialmente i controlli avvengono al momento della partenza, secondo quelle che sono le indicazioni del governo di partenza e del governo di arrivo. Quindi a oggi mi sento abbastanza tranquillo, anzi i controlli sono anche più che sufficienti da questo punto di vista. Le tratte, diciamo, intermedie spesso non può bastare soltanto la temperatura perché sono controlli già acquisiti, questo per non perdere quei flussi di code, insomma. Certo, solitamente viene appunto richiesto o il certificato verde per il vaccino o un tampone un tot di ore precedenti proprio perché ciò garantisce la copertura nelle ore di viaggio, per cui finché si arriva solitamente i dati ti consentono di valutare positivamente il passeggero e quindi poterlo far partire.